al denaro, si tu sei una fascia lievita, e poi il segreto della stradenaria non è tanto l'impasto quanto il portamento che sopra. È come una pizza molto più spessa, viene condita con della passata, del pomodoro, dell'origano, delle olive, dei capperi, delle acciughe, della lettuccia. È una pizza semplicemente spessa, con del buon olio d'oliva, da sentire lasciare dentro, a lievitare il cuore. Noi siamo. Questa è come la prova del fuoco, vogliamo solo la sì. Allora, nella salsa ci mettiamo un pochino di olio, per dare un po' di oliva, un po' di sale, un po' di zucchero per togliere l'acidità, e lo ricordo. Sono tutti ingredienti praticamente che vengono a chilometro zero, come si dice, eh? Tutti dalla nostra valle, tutti dalla nostra zona. Questa pizza come dire, è un piccolo condensato della nostra cultura contadina. No? La mettiamo in forno a 180 gradi per almeno 20 minuti e poi dovrebbe arrivare dalla fumante, direi, portiamone fuori qualche... tipico soltanto di un paesino della valle del San Lorenzo che si chiama Pietralona. E anche questo dolce che Simone adesso andrà a preparare. E è come dire, un dolce molto, molto povero, però allo stesso tempo molto, molto leggero e molto buono. E, dicevo prima, è fatto soltanto di olio, di limone, di vermut, vero Simone? Un po' di vermut. Ah, c'è proprio la ricetta segreta. Farina, olio, zucchero, vermut o marsala, limone e lievito. Un dolce veramente povero, però veramente, veramente molto buono. Questo dolce si chiama scroscia. Non so quanti di dove siete voi, ragazzi? Tutti Milano? Tutti Milano? Sono Renzi. Allora, nel dialetto ligure, scrosciare significa spezzare. Scrosciare. Allora, questo dolce si chiama scroscia, perché è un dolce molto, molto friabile, molto spezzettabile. Ed è una torta rotonda, sottile, che va spezzata proprio per le mani, perché si scrosciare. Quindi rivalorizzare proprio le antiche piantagioni di lavanda, perché quello è il territorio dove la lavanda cresceva spontaneamente e l'obiettivo è quello di farla crescere ancora. Allora, la lavanda adesso, è il periodo migliore in cui si deve raccogliere per poterla poi distillare, perché in realtà l'olio essenziale che noi usiamo, che adesso magari vi facciamo vedere, facciamo passare magari anche qualche goccia che si può fregare sui polsi, anche sulle denti, un olio essenziale che rilassa molto, anche se la proprietà anti-stress, passante, veramente, però io ve lo passo spesso sulle denti e rilassa. Quindi questo olio essenziale, come veniva prodotto, soprattutto con quale parte del pianto? La lavanda veniva raccolta dai primi di agosto arrivare più o meno al mese di settembre nella nostra zona. Si partiva da un'altitudine di 100 metri sotto il livello del mare arrivare quasi a 8-900 e si andava con una gradazione di fioritura, perché se si raccoglie troppo quando il fiore è ancora diciamo stretto
sia tanta resa. Bisogna arrivare con un pochino di occhio, con un pochino di esperienza a vedere la gradazione. Nel nostro paese c'erano addirittura 15 distillatori, sia conto proprio sia conto terzo, la gente lavorava 25 ore al giorno, purtroppo al giorno andava a sbagliare sugli impianti, a dorso di mulo prima, poi con delle teleferiche, poi con dei trattori, e alla notte aspettava. Vedere anche, credo che sì, ci sono ancora, alla Wiki, e l'altra cosa che dico io è che ci sono più o meno 25 specie diverse di lavanda, e quindi credo che quella che profuma di più è la fruttifoglia e la nassifoglia, quindi quella che fa queste sfide, credo che poi ci sia un'immagine successiva dove si vede bene la sfida, perché ci sono più o meno 20-25. Quindi abbiamo detto, si raccoglie i vani di agosto, soprattutto da 100 più o meno 800 metri, e come avviene un po' il procedimento e anche la resa, perché per fare magari un boccettino come questo che sarà da 10 ml. Per andare a cercare degli ml andiamo un pochino all'antica come facevamo noi, più o meno con un quintale di spighe come a Stefano in mano. Ci uscivano delle qualità, delle varietà buone, da 3 litri, 2 litri e mezzo di secondo lavata di olio puro. E poi prendendolo lavorato e non estralavorato ne facevano uscire delle come là, con un pochino. Noi cerchiamo di raccontare ciò in cui siamo bravi da un po' di senso. Ok, chi sta nel bussolotto? Non è il 7, l'8, 29.